Altro collo lungo. Un insediamento delle pareti. Abbandonato. Ma abbastanza alto da salire su quel collo lungo. Basta raggiungere la cima. Campionessa di Ekarro. Che i tuoi nemici muoiono rapidamente. Anche gli stranieri hanno capito che Regalla è una prima. Ehi, straniera. Sai chi sono questi predoni di cui parli? Dei seguaci di Regalla sono stati inseguiti fin qui. Hanno combattuto duro. Tutti, tranne un gruppo. Che è fuggito e ha assaltato Segnamarea. E poi si è diretto a ovest via mare. I predoni sono fuggiti in mare. Pensiamo che l'assalto servisse a questo. Hanno creato una barca piatta, fatta di assi di legno. Una zattera? Io non ci salirei neanche morto. Ma era quello il piano dei predoni. Uccidere le nostre guardie, rubare scorte e salpare verso ovest. Sei preoccupata che ritornino? Le scorte non dureranno per sempre. Ed erano pronti a uccidere per ottenerle. La gente vuole giustizia. E non potrà averne finché non li avremo trovati. Se davvero hanno preso il barco, non saprei come si... Temo che siano fuggiti. Che Gaia mi ha dato per Demeter è più vicino. Cos'è successo qui? Sono tutti Tenakt. Qualcuno è riuscito a sconfiggerne un'intera squadra. Vedo luci in quelle rovine. Star... Diamine! Smettetela! Non voglio combattere! La sua faccia è bloccata! Andiamo! Va bene, chiunque siano quelli, siamo partiti col piede sbagliato. Devo superarli per entrare nelle rovine. Devo dargli la caccia!
Uccidetela! Mi serve aiuto! È sotto di... Qualcosa si è mosso qui. Vi daremo la caccia! Non consentire. Va bene. Non può passare, uccidetela! Cercate come se fosse addestrati. Devo stare fermo. Continuiamo a cercare per gli antenati! Ferma dove sei, selvaggia! La straniera è sparita! Torniamo indietro! Bravi, la prossima volta via. Non la passerà liscia! Pronta a sopravvivere alla battaglia. Appena li vediamo, li uccidiamo. Ehi! Non può passare, uccidetela! E perché sono così aggressivi? Devo recuperare Demetra prima che ne arrivino altri. Secondo Gaia, dovrebbe essere in queste rovine. Sembra un antico palazzo di ufficio. Bonifica ambientale, gestione dei rifiuti organici,
Per qualsiasi necessità, qui alla Serra vi aiuteremo a risolvere i vostri problemi. Naturalmente. Un altro centro di ricerca faro. La Serra, il prestigioso centro di ricerca biotecnologico della Faro Automated Solutions. Agrotecnologie, bonifica ambientale, gestione dei rifiuti organici. Per qualsiasi necessità, la Serra vi aiuterà a risolvere i fiore di metallo. Demetra è oltre quella porta. Peccato che i tralci blocchino il passaggio. Se non riesco a tagliarli, mi toccherà cercare un altro ingresso. Stanza senza uscita. Grandioso. Almeno c'è una console. Questo. Ho appena parlato con il comando US Robot. C'è poco tempo. Non ho potuto dire a Harris che forse la nostra cura è peggiore della malattia. Se Spira Adamantina funzionasse, dovremmo in ogni caso contenere la diffusione delle piante. Cavell ci sta lavorando alla stazione test Edera. Ce la farà. Deve. Spira Adamantina. Un progetto segreto. Qui hanno creato i tralci e i fiori di metallo, quindi potrei trovare come distruggerli. Se arrivo alla stazione test Edera. Come esco da qui? Bene. Potrei eliminare quei soldati in silenzio. Grande passaggio, non voglio mai più mettere piede su una nave. Qui c'è un corpo! Di là c'è un corpo! Quindi eri tu! La straniera è qui! Siamo sotto attacco! Lugna vita in Quen! Uccidiamola! Addosso! Vuoto! Provate a colpirla!
Su, sono con te. Non può passare, uccidetela! Vediamo se è ancora lì. Ehi, voi! Potete andare da quella parte! È proprio qui? Sono con te. Sei stato tu! Te la farò pagare, cara! Ferma, dove sei? Uccidete la nativa! Non avresti dovuto farlo! Avrebbero fatto meglio a parlarne piuttosto che tentare di ucciderli. Devo capire come uscire da qui. Mi arrendo. Faccio che vuoi! Non volevo affrontare i tuoi amici. Mi hanno attaccata. Se con la morte posso espiare l'infrazione, non ti ucciderò, fidati. Voglio solo capire che succede. Dove hai preso il focus? Sono una dei prescelti. I Quen. Gli antenati hanno affidato il potere del focus solo a noi. L'occhio che rivela il lascito. Il lascito? Il lascito, la verità. È nelle tenebre e nei luoghi perduti, tra le antiche ceneri e gli scheletri del passato, che giace in attesa. Come divinatrice, è mio compito cercarlo, per il bene del mio popolo. Tu cerchi dati. Possiamo aiutarci. Ti chiami? Alva. Seconda divinatrice della spedizione. Io Aloy. Direi di ricominciare. Non so chi siano i Quen. Veniamo da oltre il grande oceano. Non siamo mai stati qui. E perché siete venuti? Strani fenomeni devastano le nostre terre. Terribili tempeste, tremende siccità. I campi muoiono, patiamo la fame. Quando abbiamo cercato delle risposte, ci è stato rivelato che attraversando l'oceano fino ad approdo avremmo trovato le conoscenze per salvare tutti. Ma queste conoscenze ancora ci sfuggono. Quindi voi chiamate questo posto Approdo dell'Ascito? No, Approdo è dove siamo arrivati. A ovest, all'ombra della città sommersa, vicino al ponte. Dici San Francisco? Sì, hai confidenza con il Lascito. Era un luogo di primaria importanza per gli antenati. Lì speravamo di apprendere i loro segreti, ma la porta rimane chiusa. Tuttavia, i dati che abbiamo scoperto ci hanno condotti fino a qui. È la nostra ultima speranza. Per poter salvare i vostri raccolti e la gente? Sì. Confidando nella generosità degli antenati. Allora sono stati i vostri antenati a donarvi quel focus? Sì, 13 divinatori se lo sono tramandato dalla sua scoperta tra le rovine nella nostra terra. Conosco i loro illustri nomi a memoria. Tu ne hai uno. I soldati là fuori invece no. Ognuno ha il proprio ruolo. I divinatori hanno il compito di studiare il lascito, interpretare la sapienza degli antenati per il bene di tutti e custodirla. Nessuno, oltre ai divinatori, sa usare il focus. Neppure la famiglia imperiale e di certo non i soldati.
E quanti siete voi divinatori? Ad Approdo un piccolo gruppo, in patria qualche decina di più. Almeno credo. Solo i supervisori lo sanno e non è il mio ruolo. Quindi voi chiamate l'ascito i dati del passato? Sì, ciò che non è perduto o proibito. Che vuol dire? Tutto ciò che siamo capaci di leggere e che ci è permesso. Ho capito, più o meno. Fa niente, cosa ve ne fate dei dati? I più grandi segreti sono quelli che migliorano la vita di molti. Come badare ai raccolti, evitare le inondazioni o attraversare l'oceano. Tecnologia. È quello che cerco qui. Tecnologia che aiuti la mia patria. I soldati mi hanno attaccata di punto in bianco. Perché? Il compito dei Quen è ricercare il lascito e difenderlo da tutti gli ignoranti. Non sto dicendo che tu lo sia. Ma in patria altre tribù ci sono ostili e sapevamo che qui sarebbe stato lo stesso. Ve l'ha detto il vostro lascito? Il lascito è verità. Ma più volte è stato malinterpretato. Mi auguro che il tempo e la sapienza degli antenati ci guidino sulla strada giusta. Già, lo spero anch'io. Io invece cerco un posto chiamato Stazione Testedera. Hai per caso trovato dati che ne parlano? No, ma ho trovato una cosa che somiglia a una mappa. Però illeggibile. Inutile. Forse posso capirci qualcosa. Ecco. Sono molti dati. Li ho già esaminati. Cerca nella sezione SR Centro. Hai visto? Dati perduti. Tu non vedi la mappa? Calma. Il tuo Focus è un modello più vecchio. Il sistema operativo non può leggere i dati dopo il 2050. Ma posso condividerli con te. Condividerli? Tu vedi ciò che è perduto e proibito. Non è perduto né proibito, è un formato diverso. Ecco. È lì che devo andare. Ma è impossibile. È da una settimana che cerchiamo di entrare nel complesso. La via è ostruita da macerie. E questo tunnel? Pare che si apra da qui. No. Penso che quelli siano i controlli per l'accesso, ma non riesco a leggere i dati per attivarli. Beh, proviamo con il mio Focus. No? Queste console vanno azionate simultaneamente, ma non ne ho la certezza. Bene, ci siamo. Farò come dici. Gli antenati ci mostrano la via. Forza, andiamo. Vuoi che venga insieme a te? Senza di te non avrei aperto quel tunnel, no? È un vero labirinto. Stando alla mappa, più avanti c'è un'altra uscita. Stammi vicina. Fammi stare. Riuscite a entrare. Tremavo al pensiero di trasferirmi ancora qui con quei soldati. Dal modo in cui massacravano i selvaggi che si avvicinavano, era come se ci provassero gusto. Non rappresentano la mia gente, credo.
Plan di fiamma. Siamo indietro. È stato rumoroso. Deve esserci un modo per uscire. Meglio se proviamo altrove. Perché non proviamo quel tunnel più piccolo laggiù? Stando alla mappa, l'uscita è da questa parte. Se per me tornerei in superficie. Già, sembra di essere in una tomba. Segno. Vanno e vengono dal complesso più volte al giorno. Solo gli antenati sanno perché. Gli antenati sono morti, Alba. Ovvio. Per questo sono antenati. Abbiamo problemi più urgenti. Dietro di me. Macchine. Possiamo affrontarle. O azzerarle. Decidi tu. Vengono a prendermi. Sono dietro di te. Un condotto. Forse posso aprirlo.
Forse potremmo usare quel portello per terra. È come quello che abbiamo usato prima. E ci sono anche delle console. Ma sono irraggiungibili. Resta qui. Vedo cosa posso fare. Sì, così tu ci salti sopra e io ti faccio arrivare fino alla console. Esatto! Ferma! Lasciami solo... Ce l'ho fatta! Aspetta. Salto! Ce l'ho fatta! Sono alla console. Aspetta. Ci sono dei dati. Molti. Ma è tutto bloccato. Qualcosa impedisce l'accesso. Se non lo sblocco, la mia missione qui è fallita. Alba, ti aiuterò come posso, va bene? Ma prima andiamocene da qui. Sì, dobbiamo aprire il portello. Vediamo. Bene, sblocco un'unità di stoccaggio. Dentro deve esserci una cella d'energia. Poi cerca di entrare nella stanza del generatore. Va bene, comincio. Arrivo. Bene. Dobbiamo azionare le console simultaneamente per aprire il portello. Io vado all'altra console. Tu resta qui. Io sono pronta. Sei pronta? Al 2. 1, 2. Bambino test di vulnerabilità Spina da Mondina, numero 12515. Bene, dobbiamo andare lì. Campo magnetico attivato. Conversione biomassa avviata. Cosa? No, 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 no. Come si spegne? Sicure di inserite. Impossibile annullare. Che cos'è? Finì il mondo. Test completato. Integrità strutturale Spina da Mondina inalterata. Che cosa abbiamo visto? Alba, vediamoci giù. Ti passo un file, d'accordo? Registro Olmo, credo sia martedì. Il 2? Non importa. Una nota per la fine del mondo. Il massimo dell'ironia. Abbiamo creato la conversione della biomassa. Cibo infinito per macchine infinite.
E ora lottiamo contro il tempo per capire come procurargli un'indigestione. Beh, funziona. Le macchine non potranno cibarsi delle spire. Ma faremo in tempo a usarle. Dio, lo spero. Non riesco a capire. Gli antenati furono annientati. Il lascito non lo dice? L'era delle ceneri. Ma molti dei dati al riguardo sono perduti o proibiti. Beh, hanno creato macchine che hanno divorato la vita. Come hai visto? È un miracolo che ci sia qualcosa. Non voglio saperlo! Non sono qui per questo! Io voglio la sapienza degli antenati per salvare il mio popolo! Non conoscenze proibite sui loro peccati! Devo trovare qualcosa di utile, qualcosa da portare indietro! I supervisori mi puniranno. O peggio, morirà della gente. Ti rendi conto? La mia famiglia. Mia sorella. Aveva 14 anni quando sono partita. Era già scheletrica. Moriranno di fame. Alva. Alva. Capisco. Credimi. È difficile da spiegare, ma noi due abbiamo lo stesso obiettivo. E se riuscirò, al tuo popolo non servirà alcuna sapienza. Le cose, si aggiusteranno. Io posso anche crederti, ma la mia gente no. Devo riportare indietro qualcosa. Bene. Alla stazione Test Edera, se capirò come eliminare quei tralci, allora potrò accedere al nucleo dati. Quello che cerco è lì. Sono certa che se lo prendo, ci darà accesso a tutti i dati custoditi in questo posto. E avrai qualcosa da riportare a casa. Non sono sicura di capire. Ma ogni segreto ha le sue tortuosità. Un divinatore persevera. Va avanti. Ti seguo. Muoviamoci. La stazione Test Edera non è lontana. Oh, un altro labirinto. Ma la via per la verità non è mai diritta. Ciò a cui i dati si riferiscono come respiro ad ammettere avrebbero dovuto fermare il disastro che provocò l'era di ricerca. Così fa, ma qualcosa non ha funzionato. No, ci deve pure essere una scelta. Domanda, ma tu sei di queste parti? No, io ho visto quando un po' più giusto. Oh, anche tu hai fatto molta strada. Ci siamo. Bene. Cerchiamo di entrare nel campo di prova.
Quella deve essere la stazione test Edera. Beh, con le risposte che cerchiamo, spero. È così calmo. Già. Tieni gli occhi aperti. Oh! È una di quelle macchine! Dobbiamo farla fuori per entrare nella stazione test. Ci sei? Sì. Beh, è servito. Adesso possiamo entrare nella stazione test Edera. Qui dovrebbero esserci dei dati utili su Spira Adamantina. Confido che il tuo focus veda molto più del mio. Oh! Interessante. Che cosa? La quarta stazione test. Salici. Pare che sia sott'acqua. Ah. Dovrò ricordarmi di esplorarla. Questa console funziona ancora. C'è dell'altro. È finita, è tutto finito. Le spire funzionano. E Cavell ha trovato il modo per distruggerle. Scaricando una chiave in codice nel baccello si sviluppa un enzima che induce le spire a divorare se stesse dall'interno. Ma è tardi. Le proiezioni del comando US Robot
vedono il tasso di riproduzione superare la velocità di lancio dei baccelli del 375%. È troppo, io... Forse ce lo meritiamo. Me lo merito per ciò che ho fatto qui. Non mi resta che attendere l'evacuazione. Quindi i loro sforzi furono vani. Ormai era troppo tardi. Almeno abbiamo il modulo software che hanno creato. Dovrebbe eliminare i tralci prodotti dai fiori di metallo. Mi serve un banco da lavoro per installarlo nella lancia. Ce n'è uno al nostro campo. Oltre la prossima stanza c'è una via per tornare indietro. Possiamo scendere con la fune. Certo! Facile! Eccomi! Non so come hai fatto a sconfiggere così tanti soldati. Adesso raggiungiamo il nucleo dati. Come stavo dicendo, non so come hai fatto a sconfiggere così tanti soldati da solo. Ma è meglio affrettarsi. Dopo aver incontrato i selvaggi, il nostro tenente ha chiamato i rinforzi. Arriveranno a momenti. Giusto. Spero che il nuovo modulo funzioni. Il fiore è sbocciato. Vediamo se il software funziona. I tralci si stanno sfaldando. La porta è libera. Demetra. Demetra. Torniamo a casa. Da Gaia. Il seme della vita. Elisabeth Sobek. Alpha Prime. Override principale attivato. Ripristino codice originale della funzione subordinata Demetra. Non ha mai reagito così. Ho trovato dei dati speciali che tu non puoi leggere. Ma impedivano l'accesso al nucleo. Ora puoi collegarti al server centrale. Tutto quanto. Ti porterai qualcosa indietro. È così. Centinaia di archivi, quasi tutti relativi all'agricoltura. Servirebbero anni di analisi, ma non abbiamo abbastanza tempo. Prima hai detto che anche tu... Alba! Cessate il fuoco! In nome degli antenati, fermatevi! Venite! Ecco chi avete attaccato! Quella lì ha ucciso i nostri soldati! Solo quelli che hanno sparato senza guardare. Non è una selvaggia. Lei mi ha fornito i dati che volevamo. Venite, guardatela. Non vedete? È Elisabeth Sobek in persona. Un'antenata rinata. Signora. L'antenata va riportata indietro. Sono gli antenati a dare ordini, comandante. Non certo il contrario. Le mie scuse, dottoressa. La nostra fede è forte, ma non tutti conoscono l'ascito come dovrebbero, a quanto pare.
Sentito la signora? Abbiamo i dati. Voi due, con me. Con gli altri, ci vediamo a riva per tornare ad approdo. C'è poco tempo. Avranno molte domande. Anch'io ne ho. Voi sapete cose sul passato. E sulla Sobek, suppongo, ma... Ti prego, devo sapere. Tu hai detto che abbiamo lo stesso obiettivo. Quanto ci vorrà? Non saprei. Qualche mese. Allora sei la nostra speranza migliore. Vai fino in fondo. Mi hai aperto gli occhi su molte cose, per questo ti ringrazio. Ma ora devi andare. Ci rivedremo. Presto torneremo ad approdo del nascito. Per te può essere pericoloso, ma... Intanto dimmi come arrivarci. Il nostro approdo è a nord-est della città sommersa. Le correnti sono impetuose nell'arcipelago e l'unico approccio è da sud ed è sorvegliato. Vacci solo se non hai altra scelta. Signora, partiamo o no? Ti prego, vai. Se ti trattieni ancora qui, proveranno a portarti con noi e non finirebbe bene per nessuno. Come dice Alva. In ogni caso devo portare Demetra da Gaia. Ma potrei esplorare l'area prima di tornare alla base. E ora posso usare il segatralci sui fiori di metallo che ho trovato prima.